Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare degli strascichi di questo Inter-Juventus, del disagio clamoroso che ha raggiunto dei livelli veramente impensabili del web e in questo caso da parte delle pagine juventine del web che stanno facendo passare per vera una fake news che si sono creati loro e alla quale migliaia e migliaia e migliaia di persone stanno clamorosamente credendo. E veramente c'è anche da interrogarsi sulla potenza che hanno delle volte i social anche nel far diventare vera la cazzata delle cazzate, ma le persone, vabbè, adesso poi ne parleremo. Intanto ragazzi, è uscito sulla pagina degli amici di Leo Vegas News il reel che vi avevo annunciato ieri. Cliccate sul link del primo commento, se vi va andate a vederlo nella pagina Instagram degli amici di Leo Vegas News, seguitela, è gratis, tanti contenuti sul calcio in generale e anche tanti contenuti con il sottoscritto, ok? Partiamo da questa cosa di questo disagio del web che mi ha veramente sconvolto. Regia foto. Allora, questa foto di Frattesi che fa con la manina il gesto del 4 è una foto che riconosciamo tutti, no? È una foto famosa di un derby stravinto con il Milan e quindi che non c'entra assolutamente nulla con Inter-Juventus. Alcune pagine juventine hanno tirato fuori di nuovo questa foto furbescamente con Frattesi che fa il gesto del 4, spacciandola per una foto dell'altra sera di Inter-Juventus e marciandoci sopra, ridicolizzando Frattesi dicendo potevi aspettare prima di fare il 4, te lo sei preso qui, te lo sei preso là, alla fine abbiamo fatto il 4-4, vai a casa, buffone, ridicolo. Cioè, marciandoci sopra per sfottere Frattesi, noi quel derby l'avevamo stravinto ed è una foto vecchia di quel derby. Loro l'hanno riesumata facendola diventare una foto di Inter-Juve per perculare Frattesi, che a loro dire avrebbe parlato troppo presto mostrando le quattro dita a qualche giocatore della Juve e quindi l'hanno fatto passare per Gradasso e l'hanno riempito di insulti. La cosa grave è che questa foto, cioè poi dopo, è passata da pagina juventina a pagina juventina a pagina juventina fino a deflagrare nel web in una maniera impressionante, con sotto ogni pagina juventina che postava questa foto, offendendo, poi dopo prendendo spunto per offendere Frattesi, sotto ci sono centinaia e centinaia di juventini che non si rendono conto che Frattesi Inter-Juve non ha mai fatto quella roba. Basta anche vedere la maglia dell'Inter che era quella dell'anno prima, basta anche vedere, e offendono Frattesi, sbruffone, te lo sei preso qui, te lo sei preso là. Questo veramente per far capire, uno, quanto sono in malafede. Sono veramente, quando io dico che gli juventini sono troppi, purtroppo sono 10 milioni, sono troppi. Se uno dice che è Napoleone, viene preso come lo scemo del paese, vabbè. Se uno dice che è Napoleone e gli credono in 10, è lo scemo del paese più 10 persone che, poverini, sono dei creduloni e gli credono. Se uno dice che è Napoleone e gli credono in 10 milioni, anche se è una cazzata, diventa una cazzata che purtroppo ha il suo peso. E gli juventini sono maestri nell'inventarsi queste cazzate, farle deflagrare nel web, come quando venne fuori lo scandalo delle scommesse di Fagioli e Tonali, no? Che siccome avevano il tiraculo che il milanista Tonali e lo juventino Fagioli erano invischiati in questa cosa, si inventarono l'elenco delle il famoso elenco dei giocatori coinvolti, dove buttarono dentro Bastoni, Barella, perché ci dovevano buttare dentro qualcuno dell'Inter, e quella famosa lista deflagrò nel web. Ma c'è anche Bastoni, ma c'è anche Barella. Poi non era vero un cazzo, non era vero. Purtroppo il web riesce a rendere credibili, a manipolare la gente in una maniera impressionante, e anche delle fake come quella di ieri, ripeto, che è famosissima, la foto di Frattesi che fa il 4, non mi ricordo a quale giocatore del Milan,
in quel derby. Anche quella famosissima foto, purtroppo, cioè, loro sono talmente disinformati, talmente creduloni e talmente livorosi che per loro veramente ogni scusa è buona per creare anche fake news e farle deflagrare sul web e purtroppo la gente ci crede. Questa è una roba. Purtroppo il web è fatto anche di queste cose qui. Va bene, allora, l'altra cosa di cui volevo parlare è la mia ricetta personale di Luca Mastrangelo per provare a portare a casa questo scudetto, perché nulla è perso. L'Inter non è dietro 150 punti al Napoli, nulla è perso, però è fuori da ogni dubbio che l'Inter deve cambiare marcia, deve cambiare atteggiamento, deve cambiare alcune cose. Perché andando avanti così, difficilmente si può vincere lo scudetto. Quindi, come possiamo fare per portare a casa questo benedetto scudetto? E poi il prossimo anno, secondo me, è anche molto importante voltare pagina con alcuni giocatori. Non dico che la rosa va smembrata, non dico che la rosa va assolutamente distrutta e cambiata, però se quest'anno non abbiamo quasi fatto nulla sul mercato perché andava bene così, il prossimo anno sul mercato c'è da fare. Ci sono alcune persone da ringraziare, da salutare e sul mercato il prossimo anno c'è da fare, ma del mercato poi ci sarà tempo e modo di parlarne più avanti. Cosa bisogna fare per portare a casa questo benedetto scudetto? Punto primo, fissare l'obiettivo primario ed essenziale. L'anno scorso siamo partiti dicendo obiettivo seconda stella, dobbiamo vincere la seconda stella, avevamo in testa solo quella, per quella abbiamo anche trascurato altre cose, e magari come la Champions League dove non siamo stati bravi come l'anno prima, la Coppa Italia dove non siamo stati bravi come gli altri anni, ma non me ne frega niente. L'obiettivo deve essere lo scudetto. Perché se l'Inter fa quella che vuole correre dietro a tutto, alla fine se lo prende in quel posto e non vince niente. Perché l'Inter non ha la squadra per correre dietro a tutto, che non vuol dire che nelle altre competizioni non si deve impegnare. Però, come abbiamo fatto l'anno scorso, le altre competizioni vengono dopo. Se si va bene anche lì, se si fa bene anche lì, ben venga. Ma l'obiettivo primario deve essere lo scudetto. Seconda cosa, in Champions League fino a gennaio, finché non finirà questa cosa del mega girone, fino a gennaio lì facciamo non riposare i buoni. Mi dispiace, ma la situazione è anche tale da potercelo consentire. L'Inter in Champions League è messa bene per il momento, ha 7 punti, con una decina di punti passi garantito, non so se come ottavo o come. O dovrai fare i playoff, ma con una decina di punti passi garantito. L'Inter fino a gennaio deve far giocare la formazione titolare in campionato sempre e poi in Champions League se mi metti il Taremi, se mi metti il De Vrij, se mi metti il Bissek, se mi metti il Buchanan, che c'è anche lui se non sbaglio nella lista, me lo faccio andare bene. Me lo faccio andare bene. Anche perché abbiamo ancora, se non sbaglio, 4 partite di Champions. Due in casa con Arsenal e Lipsia, due in trasferta con Leverkusen e Sparta Praga. Dobbiamo fare quei 3-4 punti, dobbiamo fare. Quindi noi dobbiamo arrivare a gennaio, quando finisce questo mega girone di Champions League, in campionato messi meglio possibile. Poi in Champions, se arriviamo tra le prime 8, se arriviamo fra le prime 16, quante sono le altre, che non mi ricordo neanche, va bene lo stesso. Va ben gli stessi, va ben gli stessi. Noi ragazzi ci dobbiamo mettere in testa che molti giocatori di questa squadra sono nella fase calante della carriera. Lo dice anche se voi prendete la Gazzetta di oggi, c'è proprio un articolo che parla di quanto correvano i giocatori dell'Inter l'anno scorso e di quanto stanno correndo adesso. Di quanti contrasti vincevano prima e di quanti contrasti vincono adesso, cioè di tanti dati tecnici sulla forma fisica
o comunque su quello che facevano prima e quello che fanno quest'anno, che ti fanno capire che quest'anno vanno, non dico la metà dell'anno scorso, ma quasi. È un problema di età, è un problema di condizione fisica, è un problema mentale, è un problema di tutte queste cose messe insieme? Non lo so, però il problema è lì e c'è. Secondo me tanti giocatori dell'Inter non sono bolliti, come vuole dire qualcuno, ma sono giocatori che non possono più ripetere le prestazioni che hanno fatto negli ultimi 2 anni. Per continuità, perché non ce la fanno più come prima. Non ce la fanno. Mi riferisco anche a Mkhitaryan. Mkhitaryan quest'anno sta giocando delle volte da 6,5, delle volte da 6, è partito da 5,5,5, ma non è più il Mkhitaryan dell'anno scorso e di 2 anni fa. Poi magari durante la stagione può anche tornare per un paio di mesi quel Mkhitaryan lì, ma quel Mkhitaryan lì che ti fa la stagione a palla come l'anno scorso, come l'anno prima, dall'inizio alla fine, non lo vedi più secondo me. Ho detto Mkhitaryan, ma potrei dire Acerbi. Acerbi ha fatto 2 anni, ragazzi, incredibili, ma si invecchia anche lui, è il più vecchio che tira la carretta. Comincia a avere anche lui i suoi problemini fisici, cioè è fatica. Quindi secondo me noi dobbiamo preservare e spremere al massimo in campionato i big. Poi gli altri li fai giocare in Champions. Dopo, quando finirà la fase a gironi della Champions, io la chiamo ancora la fase a gironi, anche se è sto mega girone unico, ci guardiamo in faccia e ci diciamo come siamo messi in campionato. Siamo primi, siamo secondi, siamo a 3-4 punti dalla prima, 4-5 punti dalla prima. Allora diciamo, l'obiettivo è il campionato, frega un cazzo, e si tira per vincere il campionato. Se a gennaio invece, purtroppo, in campionato hai perso degli altri punti e sei a meno 8, meno 9, meno 10, allora provi ad andare dietro alla Champions League, alla Coppa Italia sperando che ci sei ancora e tutte quelle robe lì. Però l'obiettivo primario deve essere il campionato. Tu hai quegli 11 giocatori affidabili che schieri sempre, più quei 3-4 panchinari che sono Frattesi, che sono Zielinski, che sono quando rientra Carlos Augusto, che è l'unico che può fare rifiatare Bastoni e Darmian. Gli altri, meno possibile, il meno possibile, De Vrij, Bissek, Aslani, il meno possibile, che non è cattiveria, però proprio quando, non dico mai, però ogni tanto quando devi far riposare certi giocatori in scontri non da vertice o durante la partita, 20 minuti, 25 minuti, quello che è. Secondo me così possiamo ancora lottare per lo scudetto e provare a vincerlo anche quest'anno. Se invece ogni partita ci mettiamo a farli giocare tutti come se tutti fossero uguali, che non sono uguali, io capisco quello che dice Inzaghi, devo responsabilizzare tutti, ho capito, devo responsabilizzare tutti, però intanto che li responsabilizzi e poi si perdono i punti per la strada. Quindi facciamo i punti, poi un domani, perché un conto è far giocare tutti, responsabilizzare tutti se sei a più 10, più 15 dalla seconda come l'anno scorso. Un conto è quando devi farlo il solco. Adesso noi il solco lo dobbiamo fare e non so se quest'anno lo faremo, perché il Napoli comunque è una bella squadra. Si responsabilizzano col tempo. Poi come ho detto l'altra volta, c'è anche gente che se non gioca sempre mica può fare il muso, eh? Ragazzi, l'Inter non è per tutti. Io mi ricordo tanti giocatori dell'Inter del triplete che non giocavano quasi mai o giocavano pochissimo. L'Inter dei record di Trapattoni, c'erano dei giocatori che non giocavano mai o giocavano pochissimo. Cioè non è che siamo la squadra del vogliamoci tutti bene, dobbiamo giocare a tutti, perché se lui non è entrato, lui non ha giocato, fa il muso. Se fa il muso se lo tiene, la lista ragazzi, non è che l'Inter è per tutti. Quindi secondo me la ricetta per provare a vincere lo scudetto quest'anno è questa: fissare l'obiettivo, che deve essere lo scudetto. In Champions fino a gennaio, finché non finisce questa mega fase a girone unico, fare giocare lì quelli che vuoi responsabilizzare. Vuoi responsabilizzare Bissek? Fa Zughe con l'Arsenal. Vuoi responsabilizzare Aslani? Fallo giocare col Bayer Leverkusen. Vuoi responsabilizzare De Vrij, che devi fare giocare anche De Vrij? Fa giocare con l'Arsenal. Oh, abbiamo 7 punti in Champions League, dobbiamo farne ancora 3-4 in 4 partite? Cioè,
se non li facciamo anche mettendo qualche panchinaro, direi che ci siamo proprio suicidati sportivamente. Ci siamo. Perché l'Inter, secondo me, è impensabile che possa a livello fisico, di ritmo, di corsa, tornare quella dell'anno scorso e quella di 2 anni fa. Quindi vanno dosati i titolarissimi, fatti giocare in campionato e in Champions. Poi dopo, ripeto, come ho detto prima, in Champions, quando finisce il girone unico, ci sediamo, guardiamo come siamo messi in campionato, guardiamo come siamo messi in Champions League e va bene, poi dopo ci ragioniamo. Però intanto fino a gennaio correre in campionato il più non posso con i titolari, sempre. Iscrivetevi al canale YouTube, click, 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 seguitemi su Instagram, click, 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 like la pagina Facebook, click, 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 e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!